Mulino del Castello di Miglionico fa parte della mostra preparata dai ragazzi della Scuola Media di Miglionico in occasione del convegno di studi sul Castello del Malconsiglio nel cinquecentenario della congiura dei baroni. La mole normanno-sveva, che in seguito poi fu utilizzata dagli aragonesi e dai baroni, è al centro dell'attenzione e dell'amministrazione municipale di Miglionico, ma anche di tutte le forze culturali e politiche della provincia di Matera. Sindaco Maria Signorella, intanto come è arrivata l'amministrazione a decidere il rilancio di questa attenzione attorno al Castello di Miglionico? Innanzitutto era stato uno dei principi, uno dei motivi più importanti del nostro programma. Poi, siccome quest'anno ricorre il cinquecentenario della congiura dei baroni, quindi non ci poteva essere un periodo più bello di questo per poter vedere come fare per risolvere la questione del problema. Lo stato del castello tuttora è uno stato fatiscente, crolla, molti pezzi vengono giù. È stato colpito ultimamente dal terremoto, quindi non è più abitabile. E inoltre la destinazione d'uso è cambiata, e ora è destinazione culturale e sociale, quindi non è possibile neanche riparare come abitazione. Perciò è necessario intervenire appena possibile per poter recuperare ciò che ancora è recuperabile del castello. Perché il castello per Miglionico è un fatto molto importante, diciamo è la vita, è il fulcro della vita del paese. Quindi è necessario recuperare, perciò abbiamo fatto questo convegno di studi, nella speranza che i politici, gli addetti ai lavori, tutte le autorità siano presenti domani e oggi per poterci dare una mano per risolvere il problema del castello. Apertura dei lavori, dicevamo, oggi pomeriggio. Il convegno è stato aperto con il saluto di Giuseppe D'Alessandro, assessore alla cultura, con gli interventi del presidente dell'amministrazione provinciale di Santi, del provveditore agli studi del Salvatore, di Monsignor Mario Spinello, arciprete di Miglionico, del professor Mario Spada e del direttore didattico Gerardo Fortuna. Ma questa iniziativa è suffragata da altro, da uno studio ben preciso, elaborato da un gruppo di lavoro che questa sera è rappresentato anche dal senatore Raffaele Giulialongo. Senatore Giulialongo, intanto, il castello in che condizioni è? Che cosa ha rilevato il gruppo che ha dato vita a questa pubblicazione interessantissima? Il castello è, lo diceva anche il sindaco adesso, in una situazione veramente grave. Molte sono le strutture su cui bisognerà intervenire se si vuole conservare questo monumento e se si vuole, come è possibile, renderlo utile alla collettività, a tutta la comunità di Miglionico e non solo di Miglionico. Noi ci siamo fermati su questo monumento perché riteniamo che sia uno dei più importanti della nostra provincia ed è anche un monumento che ha un suo posto particolare nella storia dell'Italia meridionale. La sala oggi lei l'ha descritta in una maniera molto, molto simpatica tempo fa. Com'è ridotta? No, la sala è ridotta così come l'abbiamo descritta e probabilmente sarà anche opportuno andarla a visitare, perché le volte sono crollate, è restato in piedi, io direi miracolosamente, il soffitto che era in canne, come si usava nelle abitazioni dei nostri antenati, nei nostri centri storici. Poi è ridotto a magazzino, diciamo, ad un deposito di ferri vecchi. Abbiamo trovato copertoni di autocarro, abbiamo trovato fusti di nafta, forse c'è anche qualche damigiana di vino, e speriamo che sia vino buono e non al metanolo, perché credo che almeno i baroni il metanolo non lo conoscessero ancora, ecco. Altrimenti altro che metanolo avrebbero venduto. Ma la verità è che è un monumento che può essere recuperato. Si tratta di vedere come l'insieme del castello, una volta ricostruito, una volta restaurato, possa ospitare attività culturali, mostre, possa essere un centro vivo di cultura, non un deposito di opere d'arte, ma un centro vivo di cultura attorno a cui chiamare i giovani a misurarsi con questi problemi.
I lavori continueranno domani con le relazioni del senatore Giulalongo, che abbiamo appena ascoltato, della dottoressa Canosa, direttrice del Museo Ridola, della dottoressa Muscolino, della soprintendenza ai beni artistici e storici della Basilicata, dell'architetto Bucci Moricchi, soprintendente ai beni ambientali ed architettonici, del professor Enzo Spera, docente dell'Università di Bari. Nel pomeriggio, quindi, dopo la visita al castello, tavola rotonda con il senatore Gerardo Chiaromonte, gli onorevoli Emilio Colombo, Giovanni Papapietro, Giorgio Ruffolo, il professor Gaetano Michetti, presidente della Giunta regionale di Basilicata, coordinata da Giuseppe Pace. Al termine, esibizione del gruppo I Musici Lucani.